Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Solennità di Pentecoste. Lo Spirito Santo si effonde sulla prima comunità cristiana e permea il cuore dei credenti. Alla luce del Vangelo secondo Giovanni, che sottolinea come lo Spirito sia dono del risorto, possiamo cogliere lo stretto rapporto che c'è tra lo Spirito Santo e il perdono dei peccati. Cioè, lo Spirito Santo, che è la vita di Dio che si effonde in noi, perdona, libera, purifica dai peccati e ci rende strumenti di perdono. Partiamo dunque dal perdono ricevuto. Siamo nel giorno di Pasqua. I discepoli sono rintanati nel cenacolo per paura dei giudei. Ed ecco che Gesù risorto si manifesta. Egli stette nel mezzo e disse: pace a voi. Come ha detto bene il Papa, queste prime parole pronunciate dal risorto esprimono anche il perdono accordato ai discepoli. In semplicità pensiamo anche noi, quando magari eravamo più piccoli, ancora oggi, dopo aver litigato, diciamo: facciamo pace? Ecco, stiamo offrendo il perdono o magari lo stiamo chiedendo. Gesù offre il perdono proprio a quei discepoli che sono lì rinchiusi, che stentano pure a credere, che hanno paura e che l'hanno pure abbandonato e che magari si portano anche dentro i loro sensi di colpa, di fallimento. Penso che possiamo capirli. Quante volte anche noi siamo stati o siamo tuttora incastrati nei nostri sensi di colpa, o siamo bloccati nella paura di non farcela, o dal timore che ciò che abbiamo fatto sia imperdonabile. Forse anche tu stai vivendo tutto ciò in questo momento e magari ti senti inchiodato a quella colpa o sei ricaduto per l'ennesima volta e ti guardi come la somma di tutti i tuoi fallimenti. Ecco, vorrei dirti, Gesù proprio a te in questo momento sta offrendo nuovamente il suo perdono, proprio come l'ha fatto con i discepoli. Lui non si stanca mai di perdonare. Coraggio allora, non stancarti di chiedergli perdono. Il suo perdono è qualcosa di più grande delle nostre strategie umane, pur necessarie e importanti. Pensate, a livello umano e psicologico, ad esempio, è importante imparare a gestire i sensi di colpa, nel caso in cui la colpa ci sia concretamente, cioè c'è un male che abbiamo volontariamente commesso, recando danno a noi stessi o agli altri. In questo caso è importante gestire il tutto in maniera adulta, cioè ammettere anzitutto a noi stessi e poi agli altri il male commesso, attraversare il dispiacere, il dolore, chiedere perdono, cercare di riparare per quanto possibile e infine perdonarsi. Tutto questo è importante e vi invito a pensare a questi passaggi perché tante volte li bypassiamo completamente, ma non basta. Noi da soli, per certe cose più grandi di noi, non riusciamo a perdonarci. O magari ci riusciamo una, due, tre volte, ma poi per sopravvivere, ecco le varie strategie. O cerchiamo di banalizzare o persino di negare il male commesso. O cerchiamo di dimenticare o di non pensarci, facendo come uno che mette un pallone sott'acqua, che appena viene lasciato ovviamente schizza su, e via dicendo. Questo perché? Perché non siamo noi la fonte del perdono. Noi arriviamo solo fino a un certo punto con le nostre deboli forze. E soprattutto noi da soli non possiamo togliere di mezzo il peccato che ci separa da Dio. Da soli non possiamo riconciliarci con Lui, né darci quella vita nuova che ci risuscita dalle nostre morti interiori. Solo Dio può perdonarci. E questo perdono è dono del Signore risorto. Ed è lo Spirito Santo che lo effonde in noi, donandoci pace. Subito dopo, infatti, Gesù soffia sui discepoli e dice: ricevete lo Spirito Santo. Gesù soffia non perché facesse caldo nel cenacolo, è un gesto che richiama il soffio con cui Dio diede vita all'uomo dopo la creazione nel libro della Genesi. Ecco, lo Spirito Santo è vita nuova che ci ricrea. È fuoco che brucia i peccati e crea uomini e donne nuovi. È fuoco d'amore che spinge ad incendiare il mondo di questa tenerezza. Ecco, ricordo due testimonianze belle. Un uomo che non si confessava da circa 40 anni. Dopo essersi confessato, commosso, disse: come sto bene.
Magari l'avessi fatto prima. E una donna ultraottantenne che incontrò Gesù, aprì il cuore al dono dello Spirito Santo ed era così piena di gioia che alle persone, con forza ed entusiasmo, diceva: Dio ti ama, sei suo figlio, sei sua figlia, lasciati amare. Pensate che bello, come davvero lo Spirito Santo ci ricrea, accende la nostra vita, infonde pace e ci manda in missione. Gesù, infatti, dopo aver riunito attorno a sé i discepoli, la sua comunità riconciliata, li invia a proseguire la sua opera. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Coloro i quali perdonerete i peccati saranno perdonati, coloro i quali non li perdonerete non saranno perdonati. Passiamo dunque dal perdono ricevuto al perdono donato. La Chiesa, i credenti, ciascuno di noi siamo inviati a diffondere il perdono di Dio, a essere canali di questo perdono, ciascuno nella sua missione, nella sua quotidianità. Ora, dietro le parole di Gesù, coloro ai quali perdonerete i peccati saranno perdonati, c'è anzitutto la concretezza della mediazione della Chiesa, grazie alla quale il perdono di Dio raggiunge le nostre anime, specialmente attraverso i sacramenti. Ad esempio, nel battesimo viene donato un perdono talmente ampio che non rimane alcuna colpa e viene rimessa ogni pena da scontare e l'anima viene innestata in Dio. Successivamente, per il perdono delle colpe commesse, ecco il sacramento della confessione, per mezzo del quale il battezzato viene riconciliato con Dio e con la Chiesa. Ecco perché, miei cari, ci confessiamo con il sacerdote, perché l'ha detto Gesù. Coloro i quali perdonerete i peccati saranno perdonati. Quando ci confessiamo è Gesù che agisce per mezzo del sacerdote ed è lui che ci perdona. Ma queste parole non ricordano soltanto l'importanza della mediazione della Chiesa, ma sono uno sprono. Ci ricordano che siamo chiamati a diffondere questo perdono, ad aiutare le persone a riconciliarsi con Dio. E a mettere in atto nel nostro piccolo dei gesti concreti di perdono. Se non lo portiamo noi, chi lo porta? Se non lo doniamo noi, che attingiamo a questo perdono, che abbiamo in noi questa sorgente d'amore che zampilla per la vita eterna, che è lo Spirito Santo, ma chi potrà donarlo? Se non aiutiamo noi la gente a riconciliarsi con Dio, a scoprire quanto sia bello vivere in comunione con Lui. Se non diffondiamo questo perdono con i nostri gesti quotidiani, manifestando un amore più grande, ma come si potrà credere a quest'amore? Il perdono, miei cari, potremmo dire che è un atto creativo. Dio perdonandoci ci ricrea. Accogliendo il perdono e donandolo a nostra volta, noi possiamo ricreare relazioni, ridare vita a colui che riceve il nostro perdono. È vero, miei cari, perdonare è un cammino lungo, faticoso, anche doloroso, che Dio però ci dà la grazia di percorrere e ci chiede di percorrere. A noi richiede alcuni passi. Si parte dal riconoscere che si soffre per il male subito e che questo male ci ha privati realmente di qualcosa. Cioè si parte dal fare i conti con il dolore e la rabbia che ci abitano. C'è da essere sinceri e autentici anzitutto con noi stessi, non moralizzare subito, ma certe cose non si dovrebbero pensare. E intanto le ho dentro, sono ferito, sono arrabbiato. Si parte da qui, dal dare il nome a ciò che mi abita e a ciò che il male mi ha tolto, avendo anche misericordia verso se stessi, perché non siamo di ferro. Quindi c'è da uscire da se stessi, cercando di comprendere chi ci ha fatto del male, cercando di capire che storia ha, che formazione ha, che testa ha, perché ha agito in questo modo. Cercare di capire l'altro mi potrà portare a compatire l'altro, perché magari mi renderò conto che non voleva assolutamente farmi del male, o non si è reso conto, oppure arriva lì, oppure in quel momento ha sbagliato. E allora, mettendo tutto nella preghiera, pregando per quella persona e chiedendo allo Spirito Santo aiuto per poter perdonare quella persona, potremmo arrivare al punto di perdonare, di lasciare andare ogni risentimento,
Ciò non significa dimenticare, ma purificare la memoria dal rancore. Ciò non significa che se io ripenso a quel danno subito, magari non avvertirò in me dispiacere o disagio, perché la ferita è ferita e ci vorrà del tempo perché guarisca. E comunque la nostra memoria registra anche gli stati d'animo. Ma io, nonostante la ferita, potrò dare il dono del perdono e dispormi alla riconciliazione, che potrà avvenire nella misura in cui anche l'altra persona riconosce e chiede il perdono. In conclusione, miei cari, mi piace lasciarvi con una testimonianza commovente che riassume un po' tutto quello che vi ho detto. Ci troviamo in Spagna durante la guerra civile spagnola, avvenuta dal 1936 al 1939, durante la quale vennero uccisi 13 vescovi, 4.100 sacerdoti e 283 suore, la maggior parte nel 1936. Ad un certo punto alcuni ribelli entrano in un villaggio e subito vanno a cercare il sacerdote in parrocchia per ucciderlo. Non lo trovano e allora ne uccidono tutti i familiari stretti. La guerra infuria e vengono catturati alcuni di questi ribelli. Uno di loro, ferito a morte, chiede paradossalmente e insistentemente di essere confessato, di poter incontrare un sacerdote. Il sacerdote lo raggiunge e inizia un dialogo intimo, personale, che durerà più di un quarto d'ora. Alla fine, dopo aver ricevuto l'assoluzione, quest'uomo ormai morente, piangendo, grida ad alta voce: «Mi ha perdonato! Mi ha perdonato!» Una delle guardie con freddezza gli risponde e gli dice: qual è il problema? È il suo mestiere, è un sacerdote. E quest'uomo risponde: tu non capisci. Io, qualche giorno fa, sono entrato nel villaggio dove opera quel sacerdote e, non avendolo trovato, ho ucciso tutti i suoi familiari e proprio lui mi ha confessato e proprio lui mi ha perdonato. Cari fratelli e sorelle, in conclusione, come disse Sant'Agostino, se nella Chiesa non ci fosse la remissione dei peccati, non ci sarebbe nessuna speranza di vita eterna e di liberazione eterna. Rendiamo grazie a Dio che ha fatto alla sua Chiesa un tale dono e che ciascuno di noi possa far fruttificare nella sua vita questo dono, il dono del perdono. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.